nuovo tutorial make up. Io l'ho chiamato trucco per shopping con le amiche. È un trucco un po' carino, spiritoso, simpatico per una giornata di shopping tra donne. Quindi niente, io vi lascio al tutorial, spero che vi piaccia e se vi piace iscrivetevi. Bacione, ciao, alla prossima! Prendo il mio correttore per le occhiaie, questo è della Benefit. Devo dire che questo correttore lo amo e lo odio allo stesso tempo, nel senso che è un correttore molto morbido. Ha una buona coprenza, però a fine giornata non me lo ritrovo. Voleva intervenire. Me lo ritrovo nelle pieghette. Quindi lo uso quando non ho, diciamo, le occhiaie pesanti. Perché altrimenti dovrei metterne troppo e non mi piace l'effetto. Quindi vado così. E lo picchietto con le mani questo, con le dita. Vado a fissare il trucco con la cipria di neve. Anche con questa mi sto trovando bene. L'unico prodotto di neve che io non ho ancora provato è il fondotinta, quello compatto, il Flat Perfection, credo. Sì, si chiami così. Quindi non so dare un parere. Io mi trovo molto bene con questi in polvere. Sicuramente proverò anche quello, però per ora non l'ho ancora provato, quindi non so che dire. Fatemi sapere se l'avete provato e cosa ne pensate. Faccio intanto le sopracciglia. Non faccio un effetto proprio completamente definito perché comunque c'è, quindi vado giusto a riempire tutti i buchetti. Come primer occhi utilizzo questo della Elf. Non è, diciamo, tra i miei preferiti, però mi piace questo bianco. E comunque neutralizza bene la palpebra. Quindi lo applico col suo applicatore e poi lo picchietto un po' con le dita. Inizio il trucco, vado a utilizzare la Naked 3 ed inizio a sfumare nella piega il colore più chiaro. Poi prendo quello un po' più scuro e lo vado a mettere nell'angolo esterno ok, lo porto anche un pochino nella piega, ma poco, Prendo un ombretto cremoso, a me piace questo della Kiko, era di una collezione, forse di questa estate. Comunque è un cremoso rosa, molto luminoso, bello. E lo vado ad applicare sulla palpebra mobile, senza andare verso l'esterno dove ho fatto la sfumatura. E cerco di non stenderlo così, ma di picchiettarlo per farlo rimanere un pochino più intenso. Quindi lo vado a picchiettare, lo lavoro così, rimane un po' più fermo. Devo dire che mi sto trovando molto bene con questi ombretti in crema della Kiko.
Per fissare quindi l'ombretto in crema vado a prendere Dust, sempre della mia Naked 3, e lo picchietto sopra. Questo è un colore, come dice il nome stesso, molto polveroso, però secondo me è veramente carino, sull'occhio fa un bell'effetto. Se lo uso senza invece l'ombretto cremoso sotto non mi fa impazzire, quindi diciamo che lo utilizzo solo con l'ombretto cremoso sotto. Ora riprendo il mio pennello da sfumatura e vado a uniformare tutto. Per illuminare invece sotto il sopracciglio uso Strange. Lo applico sempre picchiettando. Poi riprendo il pennello da sfumatura e lo unisco agli altri. Mi piace farlo dopo, mettere dopo l'illuminante sotto il sopracciglio, perché secondo me rimane più luminoso. Almeno in trucchi così delicati, quando faccio gli smokey invece preferisco farlo prima. Ora vado a prendere una matita viola e la passo nella parte sotto. Tra l'altro questa matita ha dentro dei mini glitterini. Devo dire che dà un bel risultato anche lei, molto bello luminoso, mi piace. Ok, e la metto anche come eyeliner. Con un pennello penna vado a prendere Black Heart e sfumo la matita, sempre stando a metà, non mi sposto, e la porto un po' in fuori. Prendere poi la matita nera e la vado a mettere sia nella rima interna inferiore che superiore. Per fare la rima interna superiore è semplicissimo. Io appoggio la matita e chiudo l'occhio e la passo. Tra l'altro mi piace l'effetto che dà, di le ciglia sembrano molto più folte. Mascara. Io uso questo della Essence 2 in 1, nella parte loop 2. Vado a colorare un po' il viso e utilizzo questa terra della Essence. La uso anche un pochino come blush, diciamo, non faccio proprio un contouring. Quindi la vado a mettere nella zona dello zigomo, tenendo su da qua, insomma, tenendo dall'osso in su. Mi piace che dà quel colore un po' baciati dal sole. Nelle tempie. Mento. Naso. E la
parte un po' qui sotto. Per avere ancora un effetto un po' più caldo, un po' più abbronzato, vado ad utilizzare questo blush della Sleek ed è in questo bellissimo color terra pescata. Con un pennellino da blush, questo è di Neve Cosmetics, lo vado ad applicare sulle guance. Mi piace tantissimo. Sulle labbra invece, per stare un po' su nude, vado a usare questo della MAC che è Patisserie. Mi piace tantissimo come colore, è delicato, bello. Voilà, trucco finito. Io di solito cosa faccio? Prendo la mia acqua termale e fisso il mio trucco. Questo è quanto. Io vado a fare shopping, ci vediamo alla prossima e vi dico tutti i miei acquisti. Ciao ragazzi, iscrivetevi!